Bene, grazie, benvenuti a tutti anche da parte mia. Entriamo nel vivo di quella che è la ricerca, un po' raccontandovi anche quella che sarà, diciamo, il menu di oggi. Parleremo di quattro temi fondamentali che sono stati anche i quattro obiettivi che ci siamo dati all'interno della ricerca di questa edizione. In primo luogo, naturalmente, non possiamo non parlare di quello che è l'importanza del valore della marca, sia come marca brand equity, no, nella sua rotondità, sia naturalmente quando parliamo di marca non possiamo dimenticarci del concetto di brand purpose. Quindi ne parleremo diffusamente, avremo poi anche un intervento a breve anche da parte di un brand sul tema del brand purpose e sempre sul tema della marca, naturalmente l'altra domanda fondamentale è quella della misurazione. Quando parliamo di marca non possiamo dimenticarci, non possiamo pensare che sia solo un concetto astratto, teorico. Ma la marca va anche naturalmente misurata ed è importante misurarla per avere un termometro rispetto al quale capire quali sono le performance e qual è la direzione che il valore della marca sta prendendo anche in relazione alle azioni che vengono messe in campo. Gli altri due temi che toccheremo oggi, in particolar modo nel pomeriggio, fanno riferimento a come costruire la marca e in modo particolare in che modo, quindi i mezzi. Tutti i mezzi e poi con un focus particolare i mezzi, diciamo, digitali e anche i nuovi mezzi, new media, quindi l'advanced TV, il digital out-of-home e il digital audio, contribuiscono e il ruolo che stanno giocando nella costruzione della marca e quindi anche nella generazione di quelle che sono le performance dal punto di vista dell'azienda, nonché anche di come l'intero ecosistema li sta interpretando per andare a raggiungere appunto quelli che sono gli obiettivi appena citati. Da ultimo, guarderemo a quelli che sono proprio gli ultimi trend. Tra questi, naturalmente, il tema di quella che è l'artificial intelligence. Non possiamo non trattare appunto dell'artificial intelligence. Parleremo però anche del retail media, altro topic molto dibattuto, molto caldo in questo momento, e naturalmente di quelle che sono le evoluzioni dell'influencer marketing. Diciamo che anche questo è un topic particolarmente sentito, soprattutto negli ultimi mesi, anche con quelle che sono state le cronache. E quindi vedremo quali sono stati poi i risultati e i trend, di cui abbiamo tra l'altro avuto anche un'anticipazione sul Sole 24 Ore, rispetto a come le marche stanno interpretando questi strumenti per il raggiungimento dei propri obiettivi. Due note dal punto di vista metodologico, così diamo anche il background rispetto ai quali i numeri che vedremo oggi sono stati ricavati. La ricerca ha avuto, diciamo, un percorso che è andato dalla fine del 2023, da dicembre, fino a maggio di quest'anno e che ha visto coinvolte sia, diciamo, all'interno di interviste 25 grandi aziende, grandi advertiser, diciamo, coinvolte all'interno di quelle che sono state interviste in profondità, sia poi un'estensione di quelle che è stato un lavoro di ricerca tramite una survey che ha visto coinvolte 130, medi e grandi investitori pubblicitari. Come potete vedere poi dalla slide, la rappresentazione diciamo, ha una buona eterogeneità in termini di rappresentatività settoriale e quindi abbiamo circa il 40% dei rispondenti che fa parte del settore dell'FMCG, un 31% dei servizi e poi a seguire abbiamo beni durevoli, retail e, diciamo, una miscellanea composta da altri settori, ciascuno che cuba circa, diciamo, una percentuale vicina al 10%. Questa è la parte, diciamo così, il letto metodologico rispetto al quale siamo andati a evidenziare alcuni dei dati di cui parleremo proprio questa mattina. E partiamo, come dicevo prima, proprio dal tema di quella che è la marca come valore della customer intimacy. La prima domanda, naturalmente, il primo tema che affrontiamo è quanto è importante la marca rispetto alla percezione dei manager. Questo forse è poi la domanda fondamentale che dà anche l'origine e la raison d'être, no, di questo convegno e di questa ricerca e naturalmente di anno in anno chiediamo, di edizione in edizione, chiediamo quanto i manager ritengano che il vertice aziendale consideri la marca come un vettore fondamentale anche di quello che è vantaggio competitivo. Quest'anno quello che vediamo è una sostanziale stabilità rispetto a 2 anni fa di quelle che sono le percezioni. Circa 3 aziende su 4 dichiarano come la percezione della marca sia vista come un elemento strategico per portare quelli che sono risultati di business. Quindi sicuramente un dato interessante, un dato importante. Naturalmente noi come team guardiamo sempre però con preoccupazione a quella rimanente quarto, per cui la percezione della marca è vista invece come non strategica.
e quindi probabilmente questo ci indica come c'è ancora del lavoro da fare in termini anche di education, diciamo così, e anche di sviluppo di consapevolezza di quale sia il ruolo strategico della marca e di quali siano i molteplici ruoli strategici che la marca può giocare all'interno delle strategie aziendali. Uno di questi, peraltro, che è stato citato precedentemente sia dal professor Noci che dal presidente Sassoli De Bianchi, è proprio quello di agire come baluardo a difesa di quello che è il posizionamento dell'azienda, soprattutto in periodi di crisi. E questo lo si può vedere dal fatto che la marca ha giocato anche un ruolo, diciamo, di difesa, di posizionamento, di resistenza rispetto alle pressioni forti su quelli che sono stati i prezzi proprio negli ultimi periodi. Rispetto a questa dimensione, a questo ruolo strategico, come possiamo ben vedere, una parte importante, circa il 40%, ha indicato come la marca abbia effettivamente giocato questo ruolo strategico di difesa, anche se, dall'altra parte, naturalmente, una quota paritetica, quasi superiore, ha dichiarato come invece l'effetto sia stato solo mediano, o d'altra parte circa un 15%, fortunatamente la minoranza, indica invece come questo effetto sia stato molto molto labile. Quindi un tema fondamentale è quindi il ruolo, come dicevamo prima, di come la marca sta giocando a difesa di quello che è il posizionamento e anche della posizione di premiumness che le aziende riescono a mantenere relativamente ai propri prodotti e ai propri servizi. Se questo quindi è il tema ed è quindi la situazione che stiamo affrontando, l'altra faccia della medaglia naturalmente è che quando ragioniamo di quanto le aziende credono relativamente alla marca, lo misuriamo non solo in termini di dichiarazioni, ma anche di quanto denaro e quindi quanto effort le aziende mettono nella costruzione di quella che è appunto il valore della marca. E questo lo andiamo a vedere soprattutto relativamente agli investimenti in comunicazione. Per cui da diversi anni quello che andiamo a chiedere ai nostri rispondenti è quale sia la percentuale di investimenti in comunicazione che sono dedicati sia al brand building sia al sales activation, dove in questo caso il sales activation è visto come naturalmente uno sforzo diretto alla generazione di performance. Quello che vediamo in questa fase è un po' un'onda lunga di quello che avevamo visto nell'edizione precedente, e cioè che gli investimenti in brand building, se guardiamo i top 2 rispetto all'edizione precedente, sono in crescita. Infatti, 2 anni fa avevamo visto come il 24% delle aziende aveva indicato come più del 60% del budget in comunicazione era dedicato ad investimenti di brand building. Quest'anno questa cifra arriva al 33%, quindi un'azienda su 3 dichiara che più del 60% del budget di comunicazione va in investimenti che sostengono la creazione della marca. Dall'altra parte andiamo a vedere come invece si sta muovendo il trend relativamente a quelli che sono gli investimenti in sales activation. E quello che qui vediamo, se guardiamo di nuovo i top 2, vediamo come invece è in leggera diminuzione, per cui 2 anni fa un'azienda su 3 dichiarava come più del 60% del budget era dedicato alla sales activation, quest'anno invece siamo a circa il 37%. Quindi in qualche modo, seppur con trend non molto rilevanti, però la spinta, l'onda lunga di quella che era il segnale che avevamo rilevato 2 anni fa, il vento sta ancora soffiando in direzione di un aumento di quelli che sono gli sforzi in brand building. È importante però sottolineare 2 punti. Il primo, naturalmente, che questa è una slide, se vogliamo, un po' semplificativa, perché le attività di comunicazione non sono mai puramente di brand building o puramente di sales activation, ma sempre di più quello che le aziende ci stanno dichiarando è che naturalmente le campagne, le attività di comunicazione hanno un blend di quelli che sono i 2 obiettivi. E questo è un trend che abbiamo rilevato non solo all'interno di quella che è stata la ricerca estensiva, ma soprattutto all'interno di quella che è stata anche la ricerca, qualitativa, in cui siamo andati appunto a intervistare in profondità le aziende. Il secondo punto, per avere un benchmark di riferimento, che ricordo è uno studio che è stato svolto alcuni anni fa all'interno di UK, dove la raccomandazione in termini di split di budget relativamente agli investimenti in brand building era proprio quella del 60%. Per cui la raccomandazione che veniva da quello studio è che
tutte le aziende dovrebbero investire almeno il 60% del budget di comunicazione nella costruzione della marca. Naturalmente questo per avere quella che è una visione di lungo periodo e quindi per costruire quello che è un importantissimo asset aziendale. La situazione della fotografia a livello italiano è che questa condizione è verificata da circa un terzo delle aziende. Questo tipo di situazione, come dicevamo, e quindi di trend a favore degli investimenti verso la marca, si scontra però con quello che vedremo nel prossimo futuro. Questo perché naturalmente in un periodo particolarmente incerto, come si sottolineava prima, e di crisi, sembra che il moto del pendolo sia arrivato alla fine della propria corsa e probabilmente stia anche invertendo quella che è l'andamento. E qui lo vediamo perché abbiamo chiesto ai nostri rispondenti di dirci quali saranno le intenzioni in termini di crescita degli investimenti rispetto alle dimensioni di brand building e di sales activation nei prossimi 2 anni. E quello che qui si nota è una larga area di stabilità, 65%, e tuttavia la parte di coloro che indicano che ci sarà una crescita, il 15%, è inferiore rispetto a un 20% che invece dichiara come ci sarà un aumento di quelli che sono gli investimenti in sales activation. Quindi questo è un tema importante che ci fa riflettere rispetto a quello che è il trend che abbiamo osservato e che naturalmente va in linea con quelle che erano le argomentazioni e le osservazioni che sono state portate sia dal professor Noci che dal presidente Sassoli De Bianchi. L'altro tema di cui abbiamo parlato precedentemente è naturalmente il tema del brand purpose, un tema che abbiamo trattato lungamente nell'edizione precedente e che abbiamo riportato anche in questa edizione, anche perché abbastanza recentemente Mark Pritchard di Procter & Gamble ha fatto una riflessione relativamente a quello che è il ruolo del purpose, chiedendosi, forse in maniera un po' provocatoria, se non abbiamo esagerato un po' troppo con quelli che sono stati gli investimenti sul brand purpose. E quindi abbiamo voluto fare una fotografia su quella che sia la percezione a livello italiano del ruolo del brand purpose e di quali siano anche le prospettive future. La fotografia a livello italiano, come dicevo, è abbastanza chiara. Lo dicevamo prima, molte aziende che abbiamo intervistato ci hanno detto il brand purpose c'è, non c'è intenzione sostanzialmente di diminuire quelli che sono gli investimenti, né sarà una moda che andrà a passare. Questo è assolutamente vero per una fetta importante di quelle che sono le aziende che dimostrano un effort non solo dal punto di vista economico ma anche di investimento e di tensione verso quelle che sono i valori della marca in generale nel brand purpose in particolare, e questo lo vediamo perché circa il 25% dichiara di avere un effort molto elevato e un ulteriore 32% dichiara di investire e credere rispetto a quello che è il tema del brand purpose. Tuttavia, se andiamo a vedere cosa accadrà nel prossimo futuro, allora qui emerge quella polarizzazione di cui parlava il professor Noci qualche minuto fa. Perché le aziende, la realtà, la generalità di quella che è l'ecosistema si sta polarizzando verso 2 dimensioni. Una fetta di aziende che ha investito, crede e ha anche visto nel brand purpose un grande asset di investimento, e quindi come possiamo vedere circa il 25%, un'azienda su 4, dichiara che nel prossimo futuro la percentuale degli investimenti di brand building dedicati al brand purpose sarà in crescita. Dall'altra parte abbiamo una fetta importante, circa il 47%, che invece dice che saranno in diminuzione. Questi 2 estremi in realtà sono anche in crescita rispetto all'edizione precedente, e quindi il messaggio che andiamo a vedere è come il mercato si sta orientando da un lato evidenziando una fetta di aziende che sposano quello che è l'investimento e la strategia legata al brand purpose, e dall'altra aziende che invece hanno deciso in qualche modo di disinvestire rispetto a quella che è la strategia legata al brand purpose. E in modo particolare in che modo viene interpretato anche questo investimento? Nelle modalità con cui il brand purpose viene rappresentato rispetto naturalmente ai propri segmenti di audience e di clienti. In modo particolare abbiamo cercato di capire quali siano le modalità, ne abbiamo identificate diverse, che sostanzialmente possiamo riassumere in 2 grandi dimensioni. Una modalità di trasporto di quello che è, di testimonianza di quello che è il brand purpose più tradizionale, e quindi sia all'interno di quelle che sono le proprie properties aziendali, sia attraverso quelle che sono campagne di comunicazione di prodotto o istituzionali.
ma una fetta importante di aziende, quindi dal 30 al 42%, sta utilizzando anche metodi meno tradizionali, più innovativi. Alcune di queste aziende testimoniano la propria brand purpose con azioni concrete sul territorio, pur non effettuando comunicazione diretta. Altre aziende, quando effettuano comunicazione diretta, prendono una posizione in modo talmente forte, questo ci è stato detto da diverse realtà, per cui sono anche disposte a rischiare un rapporto con una fetta del proprio target pur di testimoniare quelli che sono alcuni valori in cui le aziende credono. Da ultimo, e qui ho concluso, il punto che sottolineava prima il professor Noci. Questa è una slide, forse una delle più interessanti che abbiamo prodotto, e il dato è uno dei più significativi. Come viene vista il ruolo che ha il brand all'interno della società, proprio perché stiamo parlando di brand purpose. Ecco, quello che i manager ci hanno risposto è che sempre più in una situazione in cui la fiducia del cittadino verso le istituzioni, dato Istat del 2022, è in diminuzione, il brand può rappresentare un simbolo, diciamo così, che sostituisce alle istituzioni quello che può essere un riferimento per il cittadino e per la popolazione. Per cui da questo punto di vista il brand e il brand purpose in particolare giocano sempre di più quelli che sono effettivamente un ruolo e un nuovo punto di riferimento per una presenza attiva e sociale della marca all'interno di quella che è la vita appunto sociale della nazione. Con questo abbiamo terminato quella che è la prima overview, per cui io qui mi fermo e vi ringrazio per l'attenzione, e passiamo poi invece a quelli che sono i primi interventi. Per cui invito Assunta Timpone, ciao Assunta, benvenuta, Media Director di L'Oréal, a